conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono, e che li hai trovati bugiardi. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Felici di essere nella casa del Signore. Una gioia ritrovarci insieme davanti alla parola del Signore vivente ed efficace,
e giunge fino alla divisione dell'anima e dello spirito, e quindi mezzo strumento potente per benedire il nostro cuore. E oggi desideriamo che il Signore la possa donare, largire secondo i nostri bisogni e le nostre necessità. Leggiamo insieme nel libro del profeta Isaia, al capitolo 40, verso 9. Tu che porti la buona notizia a Sion, sali sopra un alto monte. Tu che porti la buona notizia a Gerusalemme, alza forte la voce. Alzala, non temere. Di alle città di Giuda: ecco il vostro Dio. Ecco il Signore Dio viene con potenza. Con il suo braccio egli domina, ecco, il suo salario è con lui, la sua ricompensa lo precede. Possiamo sedere. Tu che porti la buona notizia a Sion. La buona notizia è il significato della parola Evangelo, e questo è il motivo per cui alcuni hanno visto in questi brani biblici raccolti qui, in questi versi, la buona notizia come compendio dell'Evangelo dell'Antico Testamento. È su questo testo che si basa l'affermazione, la convinzione che un evangelista può anche avere un messaggio per la Chiesa del Signore e non solo per le anime nuove. Se è vero che un evangelista ha essenzialmente una buona notizia per il non credente, è anche vero che il tempo determina a volte situazioni in cui una buona notizia urge, è necessaria, ha bisogno anche al popolo di Dio, il quale si ritrova in certe situazioni, in certe difficoltà, e allora è importante avere un servitore del Signore che dica una buona notizia a Sion, che dica l'Evangelo a Sion. È per questo che il nostro soggetto è il compendio dell'Evangelo dell'Antico Testamento. Compendio vuol dire riepilogo, vuol dire sintesi. E infatti in così poche parole riusciamo a vedere la buona notizia che Dio vuole dare a Sion, che Dio vuole dare al suo popolo, ai credenti, a tutto il popolo suo. È importante che prima di tutto notiamo in questi versi letti che ci viene presentato nel compendio dell'Evangelo dell'Antico Testamento Dio come il più grande. Mentre in giro tutta questa convinzione su Dio che è il più grande sta generando confusione, falsi sentimenti, anche atteggiamenti errati, violenti, sbagliati. Invece il popolo del Signore, con tutta la serenità e l'amore possibile, può dire in questo momento: Dio, il nostro Dio, è il più grande. E questo è il compendio, questa è la sintesi e il riepilogo dell'Evangelo dell'Antico Testamento. Nulla meglio di questo può farci capire che il nostro Dio è il più grande. È il più grande prima di tutto in forza. Nel verso 12 leggiamo: chi ha misurato le acque? Chi ha raccolto la polvere della terra? E la risposta ovviamente è il nostro Dio, che è il più grande. È Dio che, perché è più grande, ci dà la prova nella forza. Dissero i tre giovani al re che li voleva costringere a un atto di venerazione, adorazione, e questo era proibito dalla fede di un buon credente ebreo: il nostro Dio che noi serviamo
ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, o re. La condanna era là vicino, la fornace sarebbe stata accesa 7 volte di più e non sarebbe stato facile per dei giovanotti prendere una decisione con la morte così vicina, con tante persone che stanno lì attorno, gli armati pronti a gettarti nella fornace. Ma i tre erano ben cresciuti. A casa loro, come a quella di Daniele, era stato insegnato ogni giorno da buoni ebrei: ascolta, o Israele, io sono il Signore, il Dio tuo, non v'è altro Dio al di fuori di me. E io desidero dirvi che questo vale pure quando siamo fuori, questo vale anche in un eventuale esilio, e anche se oggi non c'è questo rischio, almeno nella nazione in cui viviamo, di un esilio per motivi religiosi, alcuni vivono come un esilio, stare fuori per lavoro, stare fuori per necessità familiari, allontanarsi dal guscio, dal nucleo della propria famiglia e del proprio ambiente, del proprio habitat. Beh, tranquilli, Dio è il più grande. E questo è il compendio dell'Evangelo dell'Antico Testamento. Dio è il più grande, è il più grande in forza, dona forza per superare le prove, dona forza quando veniamo qui nella casa del Signore. Dice il Salmo: così t'ho contemplato nel santuario per vedere la tua forza e la tua gloria. È vero che Dio sta dappertutto, alcuni dicono potremmo anche chiudere le chiese, servire il Signore ognuno per i fatti suoi, ma non dice così la Bibbia, la parola di Dio. La Bibbia, la parola di Dio mostra un popolo, quello dell'Antico Testamento, che offriva il proprio culto dove Dio l'aveva prestabilito, ovvero dapprima nella tenda, nel tabernacolo e poi infine nel Tempio. E nel Nuovo Testamento i santi continuarono per un tempo a frequentare quel Tempio, ma poi avevano delle riunioni private tra credenti pentecostali in cui erano dediti, consacrati al rompere il pane, all'insegnamento degli apostoli e alle preghiere, e parlavano nelle case e portavano il lieto annunzio dell'Evangelo. Così Dio è il più grande, questo è il compendio dell'Evangelo dell'Antico Testamento, è il più grande in forza, e questa forza Dio la spiega e dimostra nel custodirci, nel preservarci. È scritto che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede nella salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Ci sta un sacco di gente che ha una gran paura degli ultimi eventi, di ciò che accadrà. La Bibbia ci insegna qualcosa riguardo al dopo, riguardo al futuro, e stiamo studiando nella riunione di studi e preghiere il libro dell'Apocalisse perché la Bibbia parla di queste cose. Ci sono degli aspetti di cui non parla, e dove Dio non ne parla faremmo bene a non parlare noi, ma è vero che Dio è il più grande. È il più grande in forza, e questa forza lui la usa per custodirci negli ultimi giorni della sua pazienza, laddove egli sta manifestando il suo grande potere e la sua volontà di preservarci. Ma Dio non è solo il più grande in forza, Dio è anche il più grande in sapienza. Non c'è nessuno savio come il Signore. Leggo il verso 13: chi ha preso le dimensioni dello Spirito del Signore, o chi gli è stato consigliere per insegnargli qualcosa? Chi ha egli consultato perché gli desse istruzioni e gli insegnasse il sentiero della giustizia, gli impartisse la saggezza e gli facesse conoscere la via del discernimento? Questi due versi, 13 e 14, sono in netto contrasto col mondo di allora e anche con quello che di lì a poco sarebbe seguito, ovvero il mondo greco e il mondo latino.
dove i poeti e gli scrittori si sbizzarrivano letteralmente a raccontare storie di mitologia, quindi fantasia, ma presentati come veri, e tanti ci credevano, in cui gli dei riuniti in consiglio erano in disaccordo e spesso litigavano e spesso punivano i fautori, i discepoli di quella divinità piuttosto che di loro stessi. Non era qualcosa che dava tanta tranquillità ai loro adoratori. Ma noi abbiamo un Dio che è il più grande, che è il più grande in forza, che è il più grande in sapienza, perché nessuno è stato con Lui per decidere, perché avanti ogni cosa Egli è stato il primo e Egli è anche l'ultimo, è l'alfa, è l'omega, è il principio, è la fine. Egli è Dio benedetto in eterno, e Dio è certamente il più grande, non solo in forza, sapienza, ma anche gloria. Leggo qui dal verso 16 e 15 anche: le nazioni sono come una goccia che cade da un secchio, e i suoi animali del Libano non basterebbero per l'olocausto. Tutte le nazioni sono come nulla davanti a Lui, Egli le valuta meno che nulla, una vanità. Che significa questo verso? I suoi animali del Libano non basterebbero per l'olocausto? I sacrifici della legge previsti da Mosè erano simbolici, non venivano accettati da Dio per l'importanza che il valore del sacrificio aveva o per la loro quantità. Contava lo spirito di chi offriva. Giosia ha superato tutti con l'offerta gigantesca di 100.000 animali, e altri sono stati inferiori nel numero delle loro offerte, ma hanno offerte anche molto. Beh, desidero affermare con grande chiarezza che non è la moltitudine, la consistenza, il valore, la dimensione di ciò che offriamo, ma è la dimensione, il valore del nostro cuore come offre, che è molto molto importante. Per esempio è scritto che Dio ama un donatore allegro. Non dice solo che Dio ama un donatore, ma che lo vuole allegro, cioè ilare, felice di poter collaborare nell'opera di Dio. Dio è il più grande in gloria, e le offerte che facciamo non basterebbero mai per poter ripagare Dio. E Salomone, i grandi re che hanno offerto grandi offerte, hanno sempre aggiunto: Signore, chi siamo noi da poter fare tutto questo? Certamente Dio è il più grande in gloria, e anche se in giro non troverete dei templi dedicati al Signore che svettino troppo in alto e più degli altri, vedi le piramidi, vedi certe gigantesche costruzioni dove sembrava che l'uomo volesse arrivare a Dio anche nella dismisura e moltiplicazione dei piani che salivano, gradini innumerevoli che si moltiplicavano, perché Dio bisognava rappresentarlo in alto. La logica delle barriere architettoniche è una conquista abbastanza relativamente moderna per le costruzioni dei templi religiosi. Oggi si bada a questo, ma prima non era così. Bisognava immaginare, dipingere, indicare Dio che stava sopra irraggiungibile, e noi lì giù a cercare di raggiungerlo gradino dopo gradino. Ma la buona notizia, il compendio, la sintesi, il riassunto dell'Evangelo dell'Antico Testamento è che Dio è grande, che Dio è forte, che Dio è glorioso, ma è così vicino a noi. Come ha fatto ad avvicinarsi? Cambiando le regole architettoniche, stabilendo che un tempio cristiano non debba avere un modo di accesso più semplice per tutti quelli che hanno dei problemi a muoversi di ambulazione? È stata una conquista dell'architettura, ma non è questo. Gesù si è avvicinato a noi in un altro modo. È venuto lasciando la gloria del cielo, si è fatto uomo tra noi, essendo ricco si è fatto povero per noi,
è la buona notizia che oggi diamo a chiunque crede in Gesù, è che Dio è venuto tra di noi. E infatti uno dei suoi nomi è Emanuele, Dio con noi. C'è una seconda cosa che vogliamo vedere qui ed è il compendio, il riepilogo, la sintesi dell'Evangelo dell'Antico Testamento. Ci mostra un Dio ineguagliabile, vuol dire un Dio unico, vuol dire un Dio impareggiabile, perché Egli è ineguagliabile, non c'è nessun idolo che possa stare davanti a Lui all'impiedi. Dice dal verso 18: a chi vorreste assomigliare Dio? Con quale immagine lo rappresentereste? Un artista fonde l'idolo, l'orafo lo ricopre d'oro e vi salda delle catenelle di argento. È evidente già il concetto come viene preso. Il Signore indica, ovviamente in chiave un po' ironica, il tutto, perché per il Signore quelli che sono dedicati all'idolatria non hanno intelletto, dice Isaia capitolo 45, quelli che portano il loro idolo di legno e pregano un Dio che non può salvare. Ma il nostro Dio è il più grande, il nostro Dio è ineguagliabile, non c'è nessun idolo che possa stargli accanto o di fronte. Quando disse il Signore al suo popolo: peccherete di idolatria e io vi punirò, disciplinerò con l'esilio, lì servirete a dei fatti di mano d'uomo, dei di legno, di pietra, i quali non vedono, non odono, non mangiano, non annusano. Perché Dio ce l'ha avuta sempre così terribilmente con l'idolatria? Che cosa si nasconde dietro l'avversione di Dio per l'idolatria? Con chiarezza parlando, ricordiamo che nella cosiddetta grande tribolazione, un periodo indicato in 7 anni, al capitolo 9 verso 20 dice: il resto degli uomini che non furono uccisi da questi flagelli non si ravvidero dell'opera delle loro mani, non cessarono di adorare i demoni e gli idoli d'oro, argento, rame, pietra, legno, che non possono né vedere né udire né camminare. Come vedete, c'è una relazione tra questa idolatria, questi idoli, e i demoni che ci stanno dietro. E questo spiega anche perché abbondino di più le manifestazioni demoniache nei posti dove l'idolatria è fortemente sentita e predicata. Non è che in altri posti non ci sia il diavolo, non è neanche che non ci sia il Signore, ma è evidente che si manifestano di più certi fenomeni laddove è presente l'idolatria. L'idolatria leva la gloria al Signore, l'idolatria la dà a una creatura, una cosa fatta da una creatura. Ma oggi abbiamo un annunzio, una buona notizia, l'Evangelo per Sion, e questa buona notizia è che il nostro Dio è il più grande. Se siete d'accordo dite amen. Egli è il più grande, ma è anche ineguagliabile e inoltre è permanente, vuol dire è perenne, vuol dire che Dio è continuo, che Dio è duraturo, che è costante, che è ininterrotto, che è incessante, definitivo, indistruttibile, illimitato, inesauribile, vuol dire che è sicuramente eterno, infinito, immortale, perpetuo. Ed è per questo che oggi noi affermiamo che questi testi ci parlano della realtà di un Dio permanente, che permane. È un Dio permanente come creatore. Al verso 28 lo leggiamo: chi ha creato queste cose? E la fa uscire e conta il loro esercito, le chiama tutte per nome, per la grandezza del suo potere e la potenza della sua forza. Non ne manca una. Sta parlando delle stelle. Alcune
sono 450 volte più grandi del Sole. Oltre il Sole, la più vicina è a 431 anni luce dalla Terra. È un anno luce e 9.654 miliardi di chilometri. E davanti a tutte queste vastità, davanti a tutta questa grandezza, e davanti a tutta questa illimitatezza, e davanti a tutta questa gloriosa verità di un Dio che è il più grande, di un Dio che è ineguagliabile, di un Dio che è permanente, perché Egli è costante, perenne, è duraturo, è ininterrotto, incessante, indefinito. Egli è lo stesso Signore di ieri, di oggi e di domani, e questo è il nostro Dio, e a Lui noi diamo tutta la gloria, tutto l'onore, tutta la potenza e il regno in sempiterno. È un Dio permanente come creatore. Perché dici tu, verso 27 Giacobbe, parli così Israele: la mia via è occulta al Signore e al mio diritto non bada il mio Dio? Come siamo assurdi davanti a un Dio così grande, permanente, ineguagliabile, forte. Ci viene il dubbio che la nostra causa, il nostro diritto non stia davanti a Lui. Lui sta soltanto aspettando un pochino ancora, perché vuole dare a ogni uomo la possibilità di ravvedersi. Dio vuole che tutti gli uomini giungano al ravvedimento, non ci giungeranno molti, ma non sarà colpa sua. Lui sta dando una possibilità a ciascuno e mette la Chiesa in condizione di raggiungere la gente dovunque si trova. E per la grazia del Signore, in questo momento, ciò che qui tanti stiamo ascoltando, lo stanno ascoltando anche altrove, per la radio, per la TV, e con il web, e con Facebook e i vari sistemi che stiamo usando. Perché lo stiamo facendo? Perché noi vogliamo che tutti gli uomini vengano a sapere che c'è un Dio grande, che c'è un Dio ineguagliabile, che c'è un Dio permanente. E questa è la sintesi, è il compendio della buona notizia dell'Evangelo dell'Antico Testamento. Date questa buona notizia, abbiamo letto, a Sion. Dio è permanente perché aiuta sempre lo stanco. Non un giorno sì e un giorno no, non un giorno sono troppo impegnato. Ci furono e ci sono state e ci saranno ancora sicuramente problemi quando qualcuno che aveva bisogno non è stato aiutato con un buon consiglio, con una buona parola, e ci è rimasto male. Ma anche quando non sono raggiungibili i buoni credenti che potrebbero darti una mano, anche quando non c'è linea, anche quando non hai come parlare con qualcuno delle tue cose, ricorda, verso 29, Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore di colui che è spossato. I giovani si affaticano e si stancano, i più forti vacillano e cadono, ma quelli, leggo qui, che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. È un miracolo. E Dio ha questa promessa per i giovani, ma anche i meno giovani, perché il nostro Dio è permanentemente impegnato nell'aiuto per lo stanco, ci fa ringiovanire come l'aquila. Dovete sapere che l'aquila vola a grande altezza, con rapidità e anche maestà, custodisce ferocemente il proprio nido, i propri piccoli, ogni anno rinnova il suo piumaggio ringiovanendosi, e a una certa età perde il becco, che si ricurva dopo un doloroso processo. Questa la porta a cercare di liberarsi del becco curvato, e così contro la roccia cerca di disfarsene, e dopo questo doloroso processo il miracolo si rinnova. È per questo che dice che il Signore ci fa ringiovanire come le aquile. Oh pastore, sono già stanco, ho vissuto la mia vita,
Quanti anni hai? 20 anni. Ehi, ho parlato qualche mese fa con un nostro anziano pastore, 94 anni, ha fatto una bellissima predica ai giovani che concludevano l'anno di istituto biblico italiano che abbiamo a Nettuno. È stato così bello considerare come ancora a quell'età avesse tante belle cose da dire da parte di Dio. Chi è che dà ai figli di Dio questa forza di pensare che anche e ancora a un certo momento della vita potremmo essere strumenti in sua mano? Il Signore. Perché ce la puoi fare? Chi ti darà a te, a me, a noi la forza per andare avanti e smetterla di lamentarci sempre? Ci sono i problemi, d'accordo, ci sono per tutti e non solo per noi, ma il nostro Dio è grande, il nostro Dio è ineguagliabile, il nostro Dio è permanente, e per questo motivo noi siamo certi che Dio avrà cura di noi. Avverrà perciò per noi ciò che Paolo ha previsto per se stesso e per tutti. Corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. È il più grande, capace, ineguagliabile, il permanente. Questo è il nostro Dio. Ci alziamo all'impiedi. Adoriamo insieme il Signore, mentre ogni capo è chinato e ogni occhio è chiuso. Permettiamo a Dio di benedire la nostra vita. È un momento solenne, importante, quello in cui ci possiamo rivolgere al Signore e lo vogliamo fare in libertà. Padre, ti ringraziamo per Gesù e ti lodiamo per tutto quello che di buono tu hai fatto per noi. Ti ringraziamo per le belle parole di testimonianza che ci hanno fatto sapere grandi cose che tu hai fatto e stai facendo per tanti, traguardi raggiunti, mete da te benedette, malattie guarite, liberazioni ottenute. Noi domandiamo nel nome del Signore Gesù Cristo che tu possa benedire l'Evangelo che è stato annunziato, la buona notizia che è stata predicata. Grazie perché in poche parole tu ci hai riassunto, hai fatto la sintesi della buona notizia dell'Evangelo come ci veniva presentata nella lettura biblica dell'Antico Testamento. Ti ringraziamo perché Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, e noi domandiamo la tua benedizione sulla tua eredità. Domandiamo, Signore, che tu possa toccare chiunque è nel bisogno e ti sta pregando qui in questo luogo o dovunque si trova, ascoltando per radio, per televisione, con internet. Dio nostro, raggiungi ciascuno, dai a tutti la tua grazia, la tua benedizione, il tuo sostegno. Noi crediamo che ogni cosa è possibile a chi crede. Ti domandiamo un miracolo nel nome del Signore Gesù Cristo. Intervieni dal cielo. Lo chiediamo e domandiamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen.